pubblico rispettabile. Come vedete, fra poco questa è una cascia comune, dove non ci può essere nessuno doppio fondo, nessuna apertura. E adesso prego i signori di osservare attentamente. Vedete qualche apertura, qualche buco? Sì, lunga la buco. Ma che c'entra? Quello è un urico di legname. Ecco, adesso prego i signori di osservare questo catenaccio. Che è un catenaccio che si mette, non lo so, vicino alle dispense, vicino ai porti, per non fa tu cai, voglio una roba, no? Un catenaccio che può tieni tu? No, io le faccio pazzo. Avanti, malamigella. E adesso prego il signore di prendere questo catenaccio e di chiudere bene. Scusa, lo devo mettere io, ma lo potrebbe mettere lui. Voi lo dovete mettere. Io tengo solo visto. E questo dovete mettere. Chissà che lo vero. Ma mi pare che quello vero. Lo metto. Ma che aspettate? Molto aspro, e tu? Signore e signori, come vedete, madamigella è ermaticamente chiusa in quella fascia. E al mio comando si farà trovare Giulive e Sorridente assaltato in quella fascia. Signore. Prego, maestro! Abracadabra! Singalabu! Ma la migella indagasci? Ma lasci tu! Avanti! Madamigella! La cascia è chiusa! Signore e signori, come vedete la cascia è ancora chiusa. Vi prego un altro secondo e madamigella si fa trovare giù lì verso l'interno, aspettate un po' la cascia. Prego maestro! Abracadabra! Singalabu! San Gennaro mio, aiutami tu! Avanti, malamigella! Esperimento, la scomparsa di un plumbo.
Signori e signori, ora non faccio altro che prendere questo colombo. Pollastro. Questo colombo. Pollastro. Questo è un colombo. L'ho chiuso in questa caccabbia e in meno di 2 secondi lo faccio sparire. Lui non sa niente. No, lui non sa niente. Mo ha la sorpresa. Cioè, la sorpresa per lui. Prego, maestro. Bravo, bravo.